Buon pomeriggio e ben trovati con ASL Informa, questo nuovo appuntamento settimanale e pomeridiano pensato, immaginato in collaborazione con l'ASL di Brindisi. In ogni puntata avremo un ospite, avremo un argomento cardine che ci permetterà di scoprire qualche segreto su quella che è la sanità pugliese, appunto brindisina in particolare. Il nostro primo ospite di questo nuovo appuntamento è il dottor Giovanni Bellanova, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia buongiorno. Generale dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. Buon pomeriggio dottore. Buon pomeriggio, buongiorno, grazie. Dottore e direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora partiamo proprio dalle basi, cerchiamo di scoprire chi è Giovanni Bellanova, che cosa fa nella vita. Allora, è una bella domanda. Allora, niente, io sono attualmente direttore dell'ospedale, della chirurgia dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Sono pugliese di origine, dopo vari passaggi in giro per l'Italia, finalmente sono ritornato nella mia terra con, diciamo, con la voglia di tornare, ero nell'esperienza di Trento proprio perché credo molto nel progetto della sanità, insomma, nel lavorare per la propria terra. Lei che ha avuto esperienze lavorative e professionali fuori dai confini regionali, a che punto è oggi la sanità brindisina, la sanità pugliese? Allora, la sanità brindisina sicuramente penso che può dare e sta dando una serie di buone risposte alla cittadinanza. La sanità pugliese sta crescendo molto, i dati anche delle mobilità passive si stanno riducendo, sicuramente è anche un momento un po' particolare, usciamo da due lockdown dove siamo stati seriamente testati un po' tutti i centri. Questa cosa insomma ci ha un po' provato, ma credo che la risposta, a dispetto di tutto quello che ovviamente può essere stato le esperienze personali o anche le cose dette, insomma, penso che la risposta ci sia stata e sia stata adeguata. Dottore, lei si trova a dirigere un reparto, un'unità importante, sensibile, in un ospedale particolare, ovvero il Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. Particolare perché? Perché fosse solo per una questione logistica, il Camberlingo si trova esattamente a metà strada tra Taranto e Brindisi, e credo che questo vada poi in qualche modo ad influenzare quella che è l'attività quotidiana. Sì, allora l'ospedale ha una particolare collocazione geografica, è stata una bella realtà, è stata una bella scoperta nel momento in cui io ho cominciato, dal 1 ottobre del 2019, e ho trovato una buona risposta anche sanitaria. Sì, è un ospedale particolare perché è un ospedale, come diceva lei, appunto esattamente a metà strada, due grossi centri hub, dove per hub si intende ovviamente centro di alto livello come Taranto e Brindisi. Noi siamo lì e cerchiamo di dare, come dovrebbero fare i centri cosiddetti SPOC, si chiamano così quelli che non hanno tutte le discipline, proprio cerchiamo di dare una risposta, sia una risposta al territorio che una risposta ovviamente alle urgenze e alle necessità, diciamo, urgenti e anche non. Questa cosa serve un po' a, dobbiamo avere questa doppia vocazione, quella di gestire le cose molto complesse che magari arrivano spontaneamente, che dobbiamo stabilizzare e poi trasferire ai centri hub che ci sono vicini, principalmente al Perrino nel caso di mancanza posti letto, ad esempio di una rianimazione anche guardando verso nord, verso Taranto, e allo stesso tempo dare una risposta in tutte quelle che sono le patologie che nei grossi centri spesso sono un po' indietro, le patologie benigne, le patologie della colecisti, della parete addominale o in generale, e anche le patologie, diciamo così, un po' più grandi, le patologie maggiori che possono trovare risposte in un ospedale, in un reparto come il nostro. Insomma si lavora bene provincia, ecco, potremmo dire così. La sua presenza oggi non è certo casuale. Da domani parte una 3 giorni importante che riguarda proprio la chirurgia, proprio da Francavilla Fontana, Castello Imperiale andrà ad ospitare un importante congresso scientifico organizzato
proprio da lei il titolo La chirurgia nei centri Spock. Allora, nel caso non fosse chiaro, questa non è medicina 33, non potrei mai condurla. L'obiettivo di questa trasmissione è quella di spiegare anche in termini un po' più semplici tutto ciò che ruota attorno alla sanità, ma di spiegarlo anche al conduttore che chiaramente ha bisogno di una sorta di formazione. Allora, la domanda è questa, poi ci riallacciamo chiaramente al congresso che parte domani. Che cos'è un centro Spock, dottore? È un centro Spock, è un centro che inserito nella rete di quello che poi è stato DM70, che ha definito le caratteristiche di ogni singolo ospedale, è un centro che non ha tutte le discipline, come ad esempio può essere un hub, cioè nel senso che entro come Perrino c'è la neurochirurgia, la terapia intensiva, dice. Il centro Spock è un centro che diciamo deve dare una risposta proprio alle patologie di cui parlavamo prima, cioè è un ospedale tra virgolette minore, ma che deve dare una risposta per una serie di patologie che spesso nel lab sono un po' messe da parte per l'alto volume di lavoro. Ad esempio, come dicevo prima, le grosse patologie del benigne, oppure diciamo così le patologie, anche le urgenze, come dicevo prima. Cioè lo Spock è un ospedale che dove spesso e volentieri si ferma improvvisamente chi sta male, perché è il primo ospedale che trova. Quindi in questo senso l'ospedale Spock, e mi rilascio anche al titolo di quello che dicevamo prima, la chirurgia nei centri Spock deve essere una chirurgia di alto livello. Una chirurgia di alto livello non per dire che siamo bravi a fare la cosa particolare, la cosa rara, che lasciamo ovviamente a chi è, ma la chirurgia di alto livello perché ci vuole una particolare formazione per gestire sia le urgenze che poi devono essere stabilizzate e trasferite, ma anche tutta una serie di patologie che servono a dare una risposta alla popolazione locale. Quindi immaginiamo di avere delle patologie che si affollano tutte in un unico centro, avere un ospedale che permette di drenare queste cose, diciamo così, rende un grosso servizio alla comunità. E allora cito il comunicato, riallacciandomi proprio a questo importante congresso che partirà domani da Castello Imperiali, credo si parte alle 13.30. L'esigenza, si cita, della chirurgia generale del Camberlingo di affrontare in presenza di esperti di caratura internazionale casi clinici e aspetti organizzativi che vi vedono come da una parte come appunto come centro di eccellenza per la chirurgia della parete addominale e dall'altra come centro Spock che ha la necessità di centralizzare alcune patologie relative a pazienti critici e non. C'è una cosa importante, non ne abbia male nessuno, spesso chiaramente nella trattazione delle notizie della cronaca ci si ritrova a parlare di casi come dire di presunta malasanità piuttosto che di segnalazioni che ci arrivano chiaramente dagli utenti, e questo vale per tutta la regione Puglia e non solo. Però una cosa mi sento di dirla: di chirurgia a Francavilla Fontana, al Camberlingo di Francavilla Fontana, si parla spesso in termini realmente lusinghieri. Qual è il segreto, qual è la ricetta magica, dottore? Grazie, è molto bello sentire questo. Noi, allora, la grossa scommessa è nel team. Allora, l'esigenza di confrontarsi, allora, nasce da questo, nasce da, intanto da creare un network sia formativo che clinico, dove il gruppo, io ho la fortuna di dirigere un gruppo molto giovane ma molto preparato, dove il gruppo ha, diciamo così, lavora per formarsi. La formazione è la cosa principale, la formazione viene prima dell'organizzazione, e questo può essere una frase un po' strana. Però un'adeguata formazione, la conoscenza degli argomenti e la condivisione interdisciplinare, noi abbiamo attivato, e questo è uno dei segreti sicuramente, abbiamo una grossa rete di comunicazione all'interno dell'ospedale, noi parliamo con l'oncologia medica, parliamo con la medicina generale, parliamo con la pediatria, con la farmacologia, noi settimanalmente ci confrontiamo per discutere anche quelli che sono i nuovi farmaci, quelli che sono i nuovi device, cioè queste diciamo cose che ci permettono da una parte di migliorare sia la qualità di vita dei pazienti e l'outcome dei pazienti che anche, diciamo, anche i costi. Ma la cosa importante, mi sento di dire, è sicuramente il lavoro in team, ma il centralizzare il paziente deve avere la risposta sia in termini clinici ma anche in termini affettivi, umani, cioè ogni paziente deve rappresentare
un nostro parente, una nostra persona viva. Questo forse, ripeto, sia gli infermieri che i medici che sono, diciamo, nella nostra unità operativa, questa cosa sicuramente la fanno, e diciamo, il feedback che noi riceviamo da questo punto di vista è molto positivo. Anche i risultati, devo dire che anche i dati del controllo di gestione di questo biennio è stato lusinghiero, perché abbiamo sicuramente migliorato molto la qualità delle nostre prestazioni. Direttore, mi piace immaginare, questo emerge dalle sue parole, che lei stia evidenziando la centralità, l'importanza della cura del paziente, inteso come individuo, come persona, ma anche i rapporti umani, oltre che professionali, che immagino ci siano dietro al lavoro della sua squadra, del suo team. Allora le faccio una sorpresa con l'aiuto della regia, curata da Michele Marchitelli. Le faccio vedere una foto, chiedo alla regia di mandarla in onda. Guardi questa foto, dottore, è una foto che mostra delle persone sorridenti, sono con la mascherina, ma si vede dagli occhi, sono delle persone evidentemente felici di lavorare insieme, felici di essere utili, e credo, guardando quegli occhi appunto che si vedono nonostante la mascherina, orgogliosi di lavorare, di quello che fanno. Sì, chi sono queste persone, dottore? Allora, lì in prima fila, vicino al mio fianco, c'è la coordinatrice infermieristica, la dottoressa Maschio, poi ci sono i miei aiuti e ci sono alcuni infermieri sia dell'ambulatorio che del reparto. E sì, ovviamente, come in tutti i posti di lavoro, le criticità ci sono, assolutamente. Anche litigi, scontri, sì. Però è un gruppo che sta lavorando bene. Io sono veramente orgoglioso di essere con loro. E ripeto, e quello era, diciamo, dalla fine, quando abbiamo avuto il riassunto dei primi dati, mi ricordo la foto quando è stata fatta, è stato veramente un bel momento, ma possiamo riassumerci con alti e bassi sempre così, ma questo credo che lo trasmettiamo, spero, almeno che una cosa che noi trasmettiamo anche ai pazienti, cioè la necessità di farli sentire ben curati, perché molte volte noi ci accorgiamo della diffidenza, la diffidenza di un paziente che arriva con un soccorso, dice: ma come, io mi devo fermarmi qui, io vado lì, vado qui. Per carità, noi abbiamo sempre favorito la serenità del paziente, abbiamo anche detto: ti favoriamo se vuoi andare via, ci mancherebbe, perché capisco anche che possa esserci un senso di sfiducia tra il pronto soccorso e la sanità, l'abbiamo detto, c'ha tanti aspetti, siamo un po' troppo esterofili, ecco, noi per esterofili intendo di andare sempre in centri, molte volte si dice che l'acqua, c'è bisogno di andare dove c'è il mare grande. È vero, però il nostro vicino è sempre più verde. Però ecco, senza né invidia né niente, noi non ci confrontiamo, perché ovviamente siamo un centro piccolo e quindi come tale dobbiamo comportarci, ma possiamo sicuramente offrire e offriamo quotidianamente un'ottima risposta anche sanitaria e umana ai pazienti. Anche perché è vero che molte volte siamo esterofili, tendiamo a sminuire quello che abbiamo in casa per esaltare in maniera a volte assolutamente impropria quello che c'è fuori dai nostri confini, fuori dal nostro cortile, però questo è un dato di fatto. Domani a Francavilla arrivano esperti di caratura nazionale e internazionale, dottore. Sì. Cosa accade a Francavilla? Allora, accade questo, accade che visto alcuni argomenti di cui noi abbiamo necessità di confronto, come dicevamo prima, abbiamo invitato per affrontare una serie di argomenti esperti che, diciamo, abbiamo un congresso con 30 relatori esterni e arriveremo in totale a una sessantina di relatori tra regionali e extraregionali, verrà anche un chirurgo della Germania da noi, del nord Europa, che già è stato con noi nell'occasione di alcuni interventi che abbiamo fatto per primi in Italia, e affronteremo una serie di argomenti e anche avremo dei momenti fortunatamente ludici in giro per la città. L'obiettivo principale era proprio quello di far conoscere anche la città. Noi siamo l'ospedale di Francavilla e vogliamo lavorare anche con questi eventi all'interno del comune, è un comune che ho piacevolmente scoperto, diciamo, in questi anni. E da domani sicuramente ci confronteremo su alcuni argomenti di cui per certi versi abbiamo bisogno di suggellare, di dire: noi facciamo questo, siamo da poco anche diventato un centro di tirocinio per la COI nazionale, che è l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, è una cosa molto, molto ambita, e con degli ospiti parleremo di alcuni argomenti in cui andiamo già bene, probabilmente grossi disastri di parete addominali e altre patologie.
E invece abbiamo delle patologie che sono di confine, che noi non possiamo immediatamente gestire nel nostro ospedale, perché manca, nonostante gli sforzi di una direzione medica e amministrativa, devo dire la verità, che ci ha sempre supportato, e abbiamo degli argomenti da discutere con degli esperti proprio per affrontare delle patologie che siamo costretti a volte a trasferire. Quindi vogliamo trasferire le patologie che ci arrivano nel migliore dei modi, senza far rimanere la gente in pronto soccorso ore e ore per cercare un posto letto, e stiamo lavorando anche per questo. ASL Informa si chiama la trasmissione, ma potremmo dire ASL Forma anche, come accadrà in questo caso. Ci parliamo ora chiaramente delle patologie. Giova però ricordare che dai piani di riordino elaborati dalla Regione Puglia, l'ospedale Camberlinghe è stato classificato ospedale di primo livello e pronto soccorso per traumi, ma è anche un potenziale centro traumi di zona per la rete trauma. In questo contesto il ruolo di chirurgia qual è? Allora, il ruolo di chirurgia in questo contesto, bisogna essere chiari, alla chirurgia del Camberlinghe, l'ospedale Camberlinghe, il grosso trauma non può arrivare, ma per una questione di effettiva necessità di centralizzazione. Il paziente traumatizzato grave deve arrivare nel centro, che può gestirlo a 360 gradi. Noi affrontiamo dei traumi che sono, a volte sono estremamente gravi, ma che non possono essere portati e trasferiti al centro principale, quindi devono fare una sorta di stop and go, portarli da noi, e la chirurgia in questo senso può stabilizzare il paziente, cioè diciamo chiudere quel rubinetto dell'emorragia, che è la causa principale di morte nel trauma, stabilizzare il paziente con delle procedure per i quali noi, tutto la mia equipe si è formata in giro per l'Italia, che sono procedure di stabilizzazione del paziente. Il paziente viene in sala operatoria, si fanno una serie di procedure per cui il paziente recupera la sua pressione, recupera il minimo sindacale, chiamiamolo così, per poter essere trasferito, e viene poi trasferito in una rianimazione che provvederà a gestire il resto. Altrimenti questa patologia di pazienti rischierebbe di arrivare, cioè di morire prima di arrivare all'AVS. E in questo senso noi, e non sono pochi, vi posso assicurare, in una decina di casi in questo anno e mezzo abbiamo potuto fare questa cosa ed ha ben funzionato. E qui stiamo parlando di servizi ambulatoriali fondamentalmente, giusto? O possiamo dire altro? No, i servizi ambulatoriali, a parte ovviamente a questa cosa ci siamo detti, certo, noi stiamo offrendo, intanto, e ne parleremo anche al congresso, stiamo cercando di creare una sorta di rete, un'integrazione ospedale-territorio dove ci si conosca, infatti l'ultima giornata del congresso avrà i direttori del distretto e delle farmacie. Il servizio ambulatorio che noi stiamo offrendo, a parte il normale servizio di chirurgia, prime visite, via dicendo, è un servizio dove trattiamo la patologia proctologica con sistemi sia diagnostici che terapeutici abbastanza evoluti. Grazie a Dio ci siamo potuti dotare di strumentazioni mini invasive e di diagnostiche e diagnostiche importanti. Abbiamo un ambulatorio da poco di chirurgia della tiroide in collaborazione con la medicina interna. Nella mia esperienza personale c'è questa chirurgia, ovviamente l'ambiente al momento c'è una grossa mobilità passiva verso questo genere di patologie. Abbiamo ambulatori di medicazioni avanzate, che sono quelle che ci portano i pazienti che hanno delle ferite complicate e dove utilizziamo dei device a pressione negativa che poi vanno al territorio, e abbiamo l'ambulatorio dei disastri di parete addominale, l'ambulatorio un ambulatorio di chirurgia maggiore, dove insieme agli oncologi seguiamo i pazienti che operiamo e che hanno bisogno di controlli di follow up dopo la chirurgia. E questo è fondamentale, soprattutto per chi ci ascolta, immaginare che a Francavilla Fontana, in questa terra di confine, il centro del Salento, della terra d'Otranto, come dicevano gli storiografi, ci sia una eccellenza così importante. Dottore, io con l'aiuto dell'ufficio stampa dell'ASL ringrazio i sempre preziosi Ignazio Minerva e Maurizio Di Stante, che ogni giorno ci supportano e soprattutto ci sopportano per le richieste a volte strampalate che arrivano dalle redazioni. Ho una sorta di scaletta. E allora, trattamento patologia benigna, cosa fate voi? Patologia benigna sono tutte quelle patologie: la patologia proctologica, la patologia erniaria, le colecisti, la patologia infiammatoria dell'intestino, intendendo le malattie diverticolari dell'intestino, tutta la patologia, tutte le urgenze che aggiungono la nostra attenzione, che noi trattiamo con comunque, anche se ripeto,
sono patologie molto più frequenti, grazie a Dio, delle patologie maligne, quindi dobbiamo dare una grossa risposta anche in questo senso. E utilizziamo sia dei device, cioè delle protesi o dei macchinari, chiamiamoli, delle strumentazioni molto avanzate. Devo dire la verità, ho una grossa scelta di materiale a disposizione, ovviamente con oculata scelta anche economica, perché bisogna lavorare anche su questo, ma che ci permettono di gestire i pazienti, farli tenerli pochissimo, a volte nella stessa giornata o al massimo il giorno dopo, poterli mandare a casa e consentire in questo modo di avere un turnover importante e di poterne fare, e soprattutto migliorare la qualità di vita di questi pazienti, che ricordiamoci, ognuno di noi può pensare a qualsiasi tipo di proctologia, di ernia inguinale, sono cose molto fastidiose, certo, e vanno risolte, che vanno, risolte poi in maniera negativa, vanno risolte la vita sociale, certo, la quotidianità, quindi vanno risolte principalmente rispetto a anche alle altre cose più importanti, ovviamente, che trattiamo. Esatto, a tal proposito lei l'ha citata prima, la chirurgia della tiroide. Sì, la chirurgia della tiroide è una chirurgia che noi facciamo in maniera tradizionale, sia per noduli benigni che ovviamente per patologia tumorale, e in questo senso stiamo cominciando a creare una struttura che possa essere interdisciplinare, e quindi questa cosa è una cosa che per la quale possiamo offrire una buona risposta anche in questo senso. Chirurgia, qua devo stare attento, laparoscopica, sì, credo di averlo pronunciato bene, queste sono paroloni che chiaramente, allora, chi ci guarda e diventa complicato, ce lo spieghi, me lo spieghi. La chirurgia laparoscopica è una chirurgia senza grosse incisioni, è una chirurgia fatta con delle piccole incisioni, una chirurgia che va a trattare patologie endoaddominali, quindi dalla calecisti al colon e altre patologie, fatta con delle piccole incisioni, con 3-4 piccole incisioni, attraverso le quali si introducono una telecamera e degli strumenti che vanno a lavorare in maniera cosiddetta mini-invasiva. Questa cosa permette un decorso post-operatorio molto rapido dei pazienti e soprattutto una buona compresa, soprattutto in immediato post-operatorio, perché per noi è fondamentale, appena la sera stessa dell'intervento, che il paziente scenda dal letto, si possa mettere i piedi a terra e possa diciamo così, cominciare a riprendere la sua normalità. È ovvio che ci sono patologie e patologie e via. Noi la chirurgia laparoscopica la utilizziamo anche nelle urgenze e abbiamo ormai una bella esperienza, soprattutto anche lì, come dicevo prima, il reparto, ma anche la sala operatoria ha avuto un'ottima risposta in questo senso, una cosa che diciamo era meno frequente in precedenza, però è una cosa che ha trovato subito un'ottima risposta e devo dire con ottimi risultati. Chirurgia colorettale, cosa ci dice, come ce la spiega? Allora, chirurgia colorettale è la chirurgia sia maligna che benigna del colon. Noi in collaborazione con oncologia medica e con endoscopia digestiva gestiamo le patologie, anche le patologie tumorali dell'intestino, e sia da un punto di vista diagnostico insieme a loro, come dicevo prima, soprattutto da un punto di vista terapeutico facciamo la chirurgia laparoscopica di questi, in collaborazione anche con ovviamente la radiologia, l'anatomia patologica, perché lì c'è bisogno di una grossa squadra perché arrivino le risposte adeguate e perché al paziente poi, finita la chirurgia, dobbiamo dare anche una risposta per l'eventuale terapia successiva. Quindi gestiamo anche le patologie benigne, come la diverticolite, che è benigna nel senso che non è un tumore, ma è una patologia importante, perché quando noi i pazienti con diverticolite arrivano in urgenza, spesso e volentieri dobbiamo dare subito una risposta. Una risposta che rispetto al passato ha avuto una notevole riduzione delle stomie, cioè di queste derivazioni esterne, per i quali dimenticavo abbiamo anche un ambulatorio dedicato da pochi mesi, e delle stomie, e garantendo nello stesso ricovero la possibilità di fare un intervento mini invasivo, evitando per quanto possibile ovviamente la stomia, che non è un errore, ma quando serve si fa, però si cerca di fare il meno possibile per garantire la qualità di vita dei pazienti. C'è un altro aspetto che mi incuriosisce, dottore, io approfitto della sua presenza qui anche per sfatare poi alcuni miti legati alla sanità. Spesso nel paziente viene coltivata la convinzione che l'ospedale voglia tenerlo dentro, che non lo voglia dimettere, che il ricovero sia
prolungato rispetto a quelle che sono le reali esigenze. Parlando ora invece con lei, mi pare di capire che uno dei vostri obiettivi principali, probabilmente proprio come dire, interpretando quella che è l'aspetto psicologico poi del paziente, ma che l'obiettivo principale sia di dimettere il paziente quanto prima, sì, prima possibile, vero? Sì, questo è importante. Ci sono anche dei protocolli, diciamo, internazionali che in questo momento non sono ancora partiti, ma che l'obiettivo futuro è quello di farli partire. Cioè, il paziente operato di qualsiasi ovviamente patologia, anche le patologie maggiori, ha la necessità intanto di rendersi subito conto che sicuramente ha dolore, sicuramente ha degli impedimenti nel movimento, okay, ma deve rendersi conto che può immediatamente riprendere quella che è la sua attività, e riprendere immediatamente l'attività significa, a parte da un punto di vista fisico, diminuire diciamo così, gli episodi di polmonite e gli episodi di flebiti alle arti inferiori e via dicendo, ma soprattutto quella di riprendere psicologicamente contatto con la propria vita. Quindi il paziente deve necessariamente andare, e non, attenzione, per una questione di costi. Noi abbiamo avuto pazienti ricoverati anche un mese e mezzo, che avevano bisogno della nostra gestione, anche contro magari quelli che sono le linee guida, diciamo così, regionali, okay, ma non perché i pazienti purtroppo spesso sul territorio non hanno una risposta ugualmente efficiente, quindi sacrifichiamo noi. Però il paziente che può andare a casa deve andare a casa subito, deve andare a casa subito, perché in questo modo può riprendere la sua vita, e ovviamente per andare a casa subito ha bisogno di una risposta anche degli ambulatori e del reparto, anche in orari non in orari istituzionali. Noi c'è sempre un chirurgo di guardia che qualsiasi problematica, poi ripeto, a netto delle esperienze personali, perché insomma, però qualsiasi problematica trova sempre una risposta a qualsiasi ora. C'è un altro aspetto che affronterete nel convegno, l'altra faccia della medaglia, l'ha citata lei prima, ovvero l'integrazione ospedale territorio. A tal proposito ci sarà una sorta di confronto, mi pare di capire, con i farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali. Ce lo spiega meglio questo aspetto? Sì, allora noi abbiamo notato che ovviamente questa situazione, cioè l'ospedale, la farmacia dell'ospedale, il territorio, quindi il distretto e i medici di base, spesso diciamo, non avevano o il tempo o un canale per potersi parlare direttamente tra di loro. Ci si parlava attraverso le richieste, no? Ci sono dei moduli per richiedere i sacchetti per le stomie, ci sono dei moduli per richiedere delle protesi. Allora a questo punto... Una burocrazia. Però lo strumento burocratico era l'unico strumento a disposizione, la richiesta. E spesso e volentieri trovarsi davanti a una richiesta imprecisa poteva diventare un momento di dissenso, un momento di dire, ma come, mi hai scritto male? Invece noi l'obiettivo, e lo stiamo maturando all'interno dell'ospedale, è proprio quello di farci conoscere, far vedere quali sono le esigenze del paziente ospedaliero. Cioè il paziente va preso dalla strada, cioè quindi dall'accesso al pronto soccorso, e va ricondotto a casa, attraverso quelle che sono le istituzioni che fanno questo lavoro. Sono diversi pazienti che ad esempio noi trattiamo, faccio un esempio, ne parleremo anche al congresso, proprio in questa sessione, trattiamo con delle malattie del perineo, con delle infezioni importanti cutanee basse, che noi trattiamo sia con degli device a pressione negativa, significa mettere sotto vuoto le medicazioni per capire, ma anche in collaborazione con la Marina Militare, che ha la camera iperbarica al centro diciamo, ospedaliero medico di Taranto, e fa una serie di trattamenti. Questi pazienti hanno la dimissione, hanno bisogno di continuare alcune cose a casa, che non erano prima, diciamo così, chiaramente codificabili. E l'obiettivo, che ci sono ancora difficoltà, ma stiamo veramente risolvendo tanto, proprio con il confronto, con il vederci settimanalmente. In questo caso speriamo di poterci confrontare con le istituzioni territoriali in sede congressuale, per poi fare proprio un percorso clinico dei pazienti che hanno queste problematiche al di fuori dell'ospedale. Lei, direttore, nel lavoro di squadra, nel fare rete in generale, sembra crederci molto. Questo, sì, questo mi fa assolutamente piacere. Mi sembra un aspetto più come dire, moderno, non solo nella trattazione chiaramente delle patologie, ma anche proprio nella gestione di quella che è l'organizzazione di un reparto fondamentalmente un'impresa, un'azienda, c'è poco da fare. Negli altri giorni si svolgeranno anche dei corsi satellite dedicati, avete pensato a tutto. Il primo rivolto agli infermieri di sala operatoria, e gli altri due workshop monotematici saranno tenuti da esperti della gestione delle stomie reparto e delle medicazioni avanzate. Questo per sviluppare gli aspetti teorico-pratici della gestione infermieristica. Questo tanto per dire che questo è un corso davvero dedicato non solo al confronto, ma anche proprio alla formazione. Sì, ospitiamo degli strumentisti di sala operatoria delle Molinette di Torino, dove c'è una grossa chirurgia laparoscopica, per confrontarci, perché noi ci siamo lanciati
cioè abbiamo iniziato, si è lanciato un termine positivo, abbiamo iniziato in maniera importante a fare un certo tipo di chirurgia che ha bisogno di interessare, entusiasmare e formare diciamo così, il personale, perché ripeto, ed è una mia convinzione seria, dalla formazione che poi migliora l'organizzazione. Se uno sa quello che deve fare, ovviamente poi l'organizzazione migliora. Perché apprendere significa proprio quello di proprio capire dove le cose non stanno andando, quindi bisogna saperlo prima. Poi la gestione delle stomie è una cosa che noi abbiamo sempre fatto nel nostro reparto, anche ovviamente prima che io arrivassi, ma l'abbiamo strutturata meglio, cioè abbiamo creato un momento della settimana per poter gestire dei pazienti stomizzati, cioè che sono quei pazienti che hanno la derivazione intestinale, il famoso sacchetto che è fuori, diciamo cercando, ovviamente per questo sono gli infermieri dedicati, noi ne abbiamo gli infermieri dedicati a questo, che fanno anche il resto, non ci possiamo permettere persone solo dedicate a una cosa, ancora no. Però diciamo la gestione, cioè stiamo cercando con questo corso di rendere la gestione diciamo pratica anche a chi in reparto alle 3 di notte deve gestire una problematica, e quindi corso satellite e le medicazioni avanzate è quello che diciamo abbiamo già affrontato, insomma, nella nostra chiacchierata poco fa, cioè quella di conoscere tutte quelle che possono essere le medicazioni avanzate, i device, come funzionano le macchinette che noi utilizziamo per la pressione negativa, e poter, diciamo, in questo modo creare un gruppo di persone che, formato, possa poi gestire meglio la cosa. Gli infermieri sono fondamentali in questo servizio, sono i nostri occhi e le nostre mani sul paziente. Assolutamente sì. C'è un altro aspetto importante che riguarda sempre il convegno al Via domani, ovvero la premiazione del concorso Premio Carlo Picardi, rivolto a giovani chirurghi, un concorso promosso in collaborazione con l'associazione Golfini Rossi, operante nei paesi in via di sviluppo, e collegato a un progetto, si usa il condizionale, che potrebbe, leggo da comunicato stampa, coinvolgere anche la chirurgia del Camberlingo. Ci parli di questo progetto? Allora, il premio parla del mio maestro, mi sono arrogato un po' questa cosa perché è una persona eccezionale che ha formato, io sono l'ultimo dei suoi allievi, il professor Carlo Picardi, un aiuto di Valdoni, chi conosce la chirurgia insomma conosce un po' la storia di questa persona, e niente, era una persona molto aperta, è morta pochi anni fa, che credeva molto nei giovani e credeva molto queste missioni umanitarie nei paesi in via di sviluppo, nei paesi o in Africa o in Sudafrica, insomma. Allora l'idea mi è venuta perché volevo innanzitutto ricordare il mio maestro, che insomma tutto quello che io sono lo devo a lui, e a, diciamo, un altro mentore ovviamente un po' più piccolo di lui, perché insomma mi ha dato una mano nel tempo, mi ha formato, ma soprattutto quella di dedicare ai giovani chirurghi uno spazio dove presentare dei casi clinici. Abbiamo fatto una commissione, sono arrivati sei lavori, che per essere la prima volta non sono neanche tanto pochi, 3 verranno discussi quel giorno, il vincitore avrà una borsa, una quota di circa 500 euro per andare a collaborare con questa associazione Golfini Rossi, che fa fare chirurgia nei paesi in via di sviluppo. Era un sogno del mio maestro, ma noi, diciamo, sentendo anche il mio gruppo, quest'anno non ce l'abbiamo fatta per via del Covid, insomma ci abbiamo avuto un po' di problemi. Il nostro obiettivo è quello di poter collaborare con questa associazione, o con, se non sarà possibile, con questa ONAT, proprio per andare a avere dei momenti di ferie, ovviamente non saranno momenti istituzionali, a dare il nostro supporto in queste cose. È una cosa che hanno accettato tutti i miei in maniera molto molto sentita, e speriamo di poterle realizzare, personale permettendo, perché in questo momento ovviamente la carenza di organico è in tutta l'ASA, in tutta Italia, è importante, insomma, quindi e questo è il potrebbe viene da questa volontà. E con questa idea, con questo progetto, con questo sogno, chiudiamo questa prima puntata di ASL Informa. Abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di chirurgia con Giovanni Bellanova, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, medico, dottore, me, se non si offende, la definirei addirittura leader. È stata una chiacchierata interessante e appunto formativa. Questa era ASL Informa, prima puntata, ci rivediamo la settimana prossima parlando sempre di sanità. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento.